Buonasera Binotto. Domenica Imola non è andata benissimo. Cos'è successo? Pensavamo di aver capito. Anche i tifosi tramite striscione ci avevano fatto capire che avevamo capito, che noi ormai avevamo capito. Abbiamo visto lo striscione, sì. Poi ad Imola abbiamo capito che abbiamo ancora da capire, Certo, sì. perché poi si tratta di capire, no? È sempre C'è meglio, sì. disappunto, c'è delusione, Immagino. ma non ci dobbiamo abbattere, no? No, ma Dobbiamo tenere infatti. alto il morale, sorridere. Perché poi Sì. alla fine si tratta di tenere alto il morale, no? Vabbè, certo, Infatti quello è adesso importante. stiamo lavorando a sorridere, Cioè? stiamo cercando di capire barzellette divertenti, Ma siamo già avanti con i come? test, ce le raccontiamo nella Galleria del Vento, Le solo che a barzellette. volte purtroppo non capiamo perché poi alla fine per ridere di una barzelletta bisogna capirla, no? Perché se non Certo, si capisci la tratta. barzelletta molte volte la No. raccontiamo e rimaniamo tutti zitti, o non funziona la Certo. barzelletta o siamo noi che non l'abbiamo capita. Vabbè, certo, anche lì si tratta di capire, però a parte l'umore, cos'è successo tecnicamente? Tecnicamente è successo che abbiamo fatto troppi gli sboroni, no? Cioè? Perché dopo primo e secondo posto in Bahrain, Leclerc ha iniziato a vantarsi, che la prossima se l'avrebbe fatta tutta in retromarcia, e io dal Sì, canto mio certo. dicevo il box non ci serve più, pensavo di fare tutta una piscina a sfioro e le Ma no. prossime vittorie ce le Sì. godiamo in acqua con lo champagnino, no? È questo che Sì, non dicevo, è. invece non abbiamo capito che ancora dovevamo capire, Sì, però tecnicamente non. però non ci dobbiamo abbattere. No, Ma questo. soprattutto dobbiamo sorridere. Sì, ma Infatti, per oltre. questo abbiamo pensato di istituire una figura come il clown dottore, che nel nostro caso abbiamo pensato è un gruppo di clown meccanici che Ma quando fanno il no. cambio gomme pastrugnano una camera d'aria, viene fuori un cagnolino che quando riparano il motore usano il martello di plastica che quando lo batti fa e fa tanto ridere. Stiamo pensando al sorriso, no? Stiamo pensando di non Quello. abbatterci col morale. No, no, quello mi sembra chiaro. Però come mai Sainz è stato tamponato ed è uscito subito alla seconda curva? Perché non abbiamo capito abbastanza di Sainz. Cioè? Noi pensavamo che non soffrisse la macchina, invece purtroppo la soffre di brutto. Infatti alla Soffre la curva macchina. lui, poverino, alla prima, stava per vomitare, Ma per cui ha no. rallentato per prendere il Travegum dal vano portagetti e Perché così c'è la Alvaro? McLaren lo ha preso da dietro perché lui ha Ah, frenato e ha detto prendo il certo. Travegum, ma vomitava. Però noi dobbiamo mantenere il Mamma mia. morale alto, perché Sì, poi si questo. tratta di mantenere il morale alto, no? Sorridere Sì, ma e non prenderla a solo. scherzare, no? Sì. Anche tutte e due le volte che Sainz è uscito di pista, che è finito Appunto. sulla ghiaia senza poter ripartire, L'abbiamo aveva visto. le lacrime agli occhi dalle risate. Noi Ogni no, volta però, che perché. accelerava le ruote giravano a vuoto e noi giù a ridere, è stato E noi invece no, tremendo. però, Infatti piangere. la barzelletta più bella era Sainz che girava sulla ghiaia, Ma non tanto fa che abbiamo ridere. pensato che al prossimo Gran Premio di Miami a Sainz gli montiamo dietro le ruote del trattore, Ma così no! viene fuori dalla ghiaia che è un burro, Ah, altrimenti certo. troppe risate, no? È Se troppa poi si risata. ride troppo poi rallentiamo con la Però macchina, no? adesso però non esageri, perché in realtà. Sainz non ha finito le ultime due gare, ma quello che a noi importa è che faccia esperienza, no? In che Che senso? faccia chilometri sul mezzo. Ma Infatti da no! Imola a Miami, siccome da Imola al prossimo Gran Premio a Miami, noi ci spostiamo con gli aerei, a lui lo facciamo andare in macchina, no? Fa tutta la tratta in Così si macchina, abitua. ma la cosa che ci preme di più però è di non abbattersi e No, tenere il ma ho morale alto, capito. no? Sì, ho Dobbiamo capito, cercare di va capire che il bene. morale deve rimanere alto. Ho capito tenere il morale alto, però il risultato è importante. La Red Bull è un osso duro, sta andando benissimo. L'abbiamo capito, Ah, è questo l'abbiamo quello. capito. È La quello Red l'avete Bull capito. ha portato piccole modifiche, il fatto che Verstappen era forte l'abbiamo capito quando in radio ha detto assistenti di volo prepararsi per il decollo. Ah, ecco, Poi a un certo vede. punto dopo il pit stop è partito così a manetta che gli si è sverniciata la macchina. Era veloce, Diciamo che infatti. noi abbiamo capito, ma che la Red Bull ha capito di più. Mi sa di sì. Buonasera, Binotto. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, dopo un inizio entusiasmante del campionato, no? Poi alla Ferrari non è andata benissimo. Anche nell'ultimo Gran Premio in Messico avete avuto dei problemi. In Messico parliamo di 2.300 metri d'altezza?
Ho capito, ma questo per tutti i team. Sì, ma loro lo fanno di primo lavoro? Ah, no, anche voi, anche e voi. Noi 2300 metri d'altezza abbiamo scoperto quando siamo arrivati lì? Ma non è possibile, bastava... Ci siamo resi conto che 2300 metri d'altezza era rarefatta. L'aria era, sì. Si sì, trattava sì. di capire che era rarefatta e non abbiamo capito. Ci siamo accorti si sapeva, che il motore non respirava bene. In che senso? C'aveva la fanno, tossiva. Ma no, i motori non tossiscono. Gli abbiamo chiesto se aveva la febbre. Ma no, lui dice, no, sento i brividini. Allora abbiamo provato con la pompetta del ventolino, no, nel tubo di no. scappamento, pensavamo fosse asma. Invece? Invece abbiamo scoperto che il motore da piccolo aveva avuto una bronchite. Ma no, ma sta facendo una... Che gli ha lasciato uno strascico. Ma no, ma no, ma no. Tutto perché non avevamo 2 milioni in più, no? Ma non credo. 2 milioni di dollari in più, invece di dire al benzinaio metti solo 20 euro, avremmo potuto fare il pieno. Ma non ci posso credere che non avevate i soldi per... Perché la benzina costa. Questo sì, il gas non ne parliamo. Certo. Infatti le nostre Ferrari vanno a pellet. Ma come a pellet? No, 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 no. Vi prego, la prego, Binotto. Non potete andare a pellet, capisco il costo. Ci siamo accorti che il pellet incide un po' sul peso della macchina. E certo che è legno, cioè. Vedevamo passare tutti così, Verstappen, vediamo come delle frecce, dici com'è, non era perché era il pellet. Era no. colpa si trattava pellet. Di capire che era il pellet. Basta, adesso abbiamo tolto difficile. La stufa pellet, mi stiamo sì. provando col carbone. Abbiamo fatto tanti sbagli. Ecco, no? ecco, abbiamo parliamo fatto sbagli. Di questi, ecco. Per esempio io ho sbagliato a usare le gomme bianche, quando infatti. La Pirelli aveva detto non usarle. Esatto. Ho sbagliato le strategie in pista. Ecco. Ho sbagliato a sottovalutare la Mercedes. Infatti. Ma soprattutto ho sbagliato a venire a lavorare in Ferrari. Ah, ok. Io sono sempre stato più forte coi trenini. E allora vede, forse è questo, ma non credo. Lei è un bravissimo ingegnere. No, lei è un bravissimo ingegnere, per carità, meno male che la Ferrari. 2 milioni in più. Ma lasci stare 2 ci milioni. Ci servivano 2 milioni di dollari in più, no? No, non tanti credo. Sbagli non avrei fatti. Ma guardi che non so. Per esempio la galleria del vento, ne ho vista una su Amazon bellissima. Ma non si prende su perché Amazon. Perché quella che abbiamo ora funziona bene, ma solo se batte tramontana. Ah, la vostra. Per cui abbiamo provato con dei phon per simulare lo scirocco, ma l'eclair che usciva accottonato. Ah, certo, certo. 2 certo. milioni in più, no? Ma che non poi ci bastava, si trattava di capire che ci bastavano 2 sì. milioni in più, no? Ma quindi è solo, scusi, è solo un problema di soldi o è la squadra di ingegneri che non lavora troppo bene? Ma perché a livello ingegneristico abbiamo tante idee, per esempio ecco. un'idea che ci era venuta era quella di travestirci da safety car. Ma no, quella va... In modo da poter star davanti, almeno qualche giro star davanti. Ma non potete usare questi trucchi, no. No, ma non potete, no. Con 2 milioni in più si trattava di capire. Con ma lasci stare diceva... 2 milioni. Con Sainz che stava davanti, che diceva, successo un casino, andate piano. No. Tutti dietro a me. Ma è un mezzuccio quello, no, invece bisogna avere un'altra idea che c'era venuta bellissima, di mettere sul muso di Leclerc cosa? La scritta ambulanza. La scritta ambulanza, ma no. Così quelli davanti la facevano passare, solo che gli ingegneri invece di scrivere al contrario, la scritta dritta, Verstappen nello specchietto leggeva Anzalumba. Quindi certo. Pensavo... fossero immigrati africani. Mamma mia. Mi ha sbagliato, no? Si trattava di capire. E quella, guardi, poteva essere una bella idea, eh? Però almeno scriverla dritta. Mamma mia. Purtroppo non ci ha mai fatto passare con la scritta Anzalumba. Vabbè. Ci bastavano 2 milioni in più. Ma non è un fatto di 2 milioni. Si trattava di capire, magari gli ingegneri non li prendevamo all'outlet in saldo, ma al Politecnico. Ma ecco, scusi. E quindi su 2 milioni in più. Sì, ho capito, però quindi è colpa degli ingegneri se Leclerc va piano. Quindi. È anche colpa sua? Di Leclerc. Ne abbiamo parlato, no? Perché Leclerc ha paura degli autovelox. Ma non ci sono. No, ci sono rimasti gli ultimi 5 punti sulla patente. Ma non ci sono. Allora quando si dà una curva vede una siepe, rallenta, gli sta a vedere che quei bastardi mi scattano la foto. Ah, pensa che ci siano dietro le siepi gli autovelox. Senza mamma contare mia. Che per omaggiare il Messico ha voluto correre col sombrero, che fa parecchia resistenza all'aria. Mamma mia, un disastro. Comunque un disastro. Possiamo dire che è stata una bella gara. Ma no? Insomma, siamo arrivati dietro. Però poteva capitare a chiunque. È capitata a noi. Poteva capitare a chiunque avesse la Ferrari. Purtroppo esatto. la Ferrari ce l'abbiamo noi. E quindi... ci ha detto sfiga. Dai. Buonasera. Buonasera Binotto. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, a inizio settimana è girata la voce, poi smentita, che la sua collaborazione con la Ferrari fosse giunta al termine. Sì, è vero, la voce è girata. Infatti. Però poi, come tutte le cose in Ferrari, dopo un po' che gira si ferma. Anche la voce, non cominciamo però. Perché... Comunque io sono ancora al mio posto, infatti, no? Nonostante gli scassi con Leclerc, sì, sono in effetti qui, c'è rimango stata... qui.
Sì, è vero. C'è stata questa incomprensione sulle gomme da pioggia. Sì, perché noi gli abbiamo fatto mettere le gomme da pioggia. Esatto. No? Ma esatto. Poi non è piovuto. Esatto. E noi ci eravamo basati sul gomito di Fasolari, no? Che cos'è il gomito di... No, ma non si può. Che quando gli fa male piove. Ho capito. Infatti ma non è... i box abbiamo subito tirato dentro lo stendino che con sui tappetini quale e i copricedili della borsa di Ma che stendino? Non mi dica che avete lo stendino nei box. Avete l'altro sullo stendino perché sì. Lui, perché a Science noi sì. ci laviamo i tappetini I con l'ammorbidente. Ho capito. Mi piace perché magari non sente il profumo della vittoria, però sente almeno quello della lavanda. È già qualcosa, guardi, per Science. E quindi abbiamo detto alle crack di fidarsi, no? Abbiamo detto di fidarsi, di mettere le intermedie. Esatto. Però ce l'aveva solo lui. È quello il problema. Tutti gli altri sulle gomme, visto il sole che c'era, spalmavano la crema 50. Appunto, invece voi... E allora Leclerc si è arrabbiato, no? Si è arrabbiato, è iniziato a dire ma solo io con le intermedie, esatto, ma solo io con gli stivaloni di gomma e l'ombrello, ma sono anche... l'unico con il gommone montato sotto la macchina. Ah, perché gli avevate messo il gommone, poverino. E noi sicuri gli abbiamo detto, guarda che Fasolari non sbaglia mai, certo. Tra un po' viene giù che Dio la manda, purtroppo, nei però... box si stanno avvicinando coppie di animali per essere salvati dal diluvio. Ma addirittura il diluvio prevedevate. E poi invece abbiamo capito che Fasolari il dolore al gomito ce l'aveva perché aveva... ci aveva dato giù troppo di crick. Ah, perché è uno dei meccanici, per certo, cui poi con un po' di lasagne gli è passato tutto. E vede. Si trattava di capire del gomito del Fasolari, no? Certo, alla fine certo. Bastava capire che il Lajone li faceva passare, allora forse non pioveva. Leclerc però era anche contrariato per le gomme usate, no? Sì, ma lì è stato un fatto di budget. Ah. Abbiamo visto queste gomme in offerta, abbiamo pensato che risparmiando ma che offerta? Poi avremmo potuto investire su altro, ho capito, magari rendere più leggero il telaio, tipo? Levare due ruote, no. Aggiungere i pedali, scriversi al Giro d'Italia. Guardi, è un'idea. Oppure anche comprare dei trapani svitabuloni automatici veri. Ma come? Perché sono adesso finti? Ce li abbiamo manuali, ma c'è un rumorista dietro che fa il rumore dello svitamento con la bocca. No. Che fa... E sembra pagate, che sia vero. Pagate un rumorista. Ma così questo almeno... Leclerc non l'ha capito, no? Non questo Leclerc capito. Non l'ha capito. Ma non è possibile. E sì. Poi c'è anche da dire che quelle gomme là erano usate fino a un certo punto. Ah, ecco, perché la proprietaria della Panda da cui le abbiamo prese era una vecchina. No. Che no, la macchina la usa pochissimo. No, giusto una che... volta alla settimana per andare a fare la spesa, no? Vabbè, poi si è trattato comunque... di capire che la ruota era ancora in buono stato. Sì, va bene, mi sembra un disastro. Però manca ancora il Gran Premio di Abu Dhabi. Potreste ottenere un buon... insomma, lei potrebbe lasciare un buon ricordo, no? Stiamo cercando di capire. Sì. Ci possiamo far bene? Perché non è facile far bene ad Abu Dhabi? Perché? La Ferrari soffre il caldo. Vabbè, ma le gomme si consumano prima. Si consumano come quelle degli altri, però. No, le nostre alla seconda curva diventano squacquerone, no? Ma come? No, vabbè, no. Infatti gli altri si portano sempre il crudo e la rucola. Ma in che senso? Così quando ci superano, tirano fuori la mano con la piadina aperta. No. E raccolgono lo squacquerone, no? No, un po' come la manata sul culo di Memo Remigi. Dai, quel gesto solo lì, con lì con la manata si fa la classica romagnola, la no? Piadina, certo, così. Mamma mia. Speriamo in un miglioramento, insomma. Sì. Senza dimenticare che c'è la sabbia. Ah beh, certo, sì. C'è la sabbia. Oggi nelle libere che sono iniziate alle 14 ore italiane abbiamo provato le gomme da dune. Cioè? Con dei cingolati, così no. La sabbia scivola via. No, com'è andata, scusi? Che ore sono? Sono già passate le 10, insomma. Stiamo aspettando che finiscano il primo rettilineo. Scusi, però poi non si stupisca se Leclerc appoggia l'arrivo di Vasseur. Perché Leclerc non ha capito il mio progetto a lungo termine, no? E quale sarebbe, scusi? Non per il 2023, non per il 2024, ma per il 2025 aiuto. Vincere il mondiale delle scavatrici. No. Non è facile perché al momento ci superano anche i carri armati. No.